Beh, mi auguro di sì. Anche perché pensate che io sono basso, quindi se alzate i microfoni sto dietro. Eccoci qua. Dicevo, sì, mi aspetto una bella risposta, anche perché nel film c'è una Salerno veramente bella da vedere, perché con la fotografia di Antonello Emidi abbiamo fatto un bellissimo lavoro fotografico, e dato che le luci d'artista sono state l'ispirazione del film, cioè da lì parte l'idea di venire a Salerno a girare il film, per cui è chiaro che sono state impreziosite e messe in evidenza. E poi, al di là di questo, è un film molto divertente, per cui vale la pena di andarlo a vedere. È chiaro che se vai a vedere un film in cui c'è la tua città, mi immagino che sia particolarmente divertente. In quante sale verrà proiettato? Oltre 100, e mi sembra per un film low budget, io l'ho chiamato addirittura love budget, perché è un film fatto con il cuore, con grande voglia e determinazione di tutti, e quindi riuscire in un periodo come Natale, quindi in un momento in cui c'è, per dire, escono 11 film, no, 13 film questa settimana, noi siamo uno di questi 13, e uscire in 100 copie con una piccola ma agguerritissima distribuzione, insomma, mi sembra un risultato da essere orgogliosi. Parte da Salerno, ma è di respiro interamente nazionale. Assolutamente, sì, sì. Il film è ambientato a Salerno, ma non è per Salerno, è a Salerno, che è una cosa completamente diversa. È un film che ha un respiro nazionale, perché è un film che racconta una storia che potrebbe essere stata raccontata in qualunque altro posto. È a Salerno perché Salerno era particolarmente bella da vedere, e quindi è stata, fa parte, il luogo in cui si gira un film fa parte della storia, quindi si cercano luoghi che hanno qualcosa da raccontare. Salerno aveva da raccontare queste luci magiche e questa atmosfera natalizia che si sente più che in altre città, perché così curata, con queste luci, con questa vita, questo movimento che c'è in giro, e quindi si racconta anche questo. Solidale quella collegata al film per esaudire i desideri, in particolare dei più piccoli, ma non solo. Sì, infatti, Babbo Maurì viene da Salerno, in realtà è una piccola iniziativa che abbiamo voluto creare a sostegno di questo grande film, insomma, che ci aspettiamo che porti un gran bel risultato per tutta la città di Salerno. È un'iniziativa nata dal Baie dei Desideri, che in realtà in questo periodo stiamo cercando di diffondere, ed è un'iniziativa solidale per cercare di esaudire tanti piccoli desideri, ovviamente laddove riusciamo ad essere vicino alle persone. In questo caso siamo vicini un po' ai bambini, quindi magari le persone che in questo caso per noi rappresentano il pubblico di questo film. E cercheremo semplicemente di raccogliere un po' i loro desideri, quindi far scrivere loro la classica letterina di Babbo Natale. Abbiamo creato un blog dove all'interno troveranno un po' di notizie relative al film, anzi tante notizie, tante foto e tanti piccoli giochi che magari loro potranno tranquillamente divertirsi a compilare. Scriveranno la loro letterina, quindi ci invieranno i loro desideri, e poi saranno tutti invitati ad una mega festa a Lloyd's Baia, in presenza ovviamente degli attori che avranno partecipato a questo film, e premieremo ovviamente tutti i bambini, ma soprattutto i desideri un po' più originali e anche un po' più vicini al territorio, quindi magari quelli un po' più solidali, come magari aiutare chi magari è più agevolato di noi, o magari un canile, o magari qualcuno che ha più bisogno anche di un giocattolo e magari non ha la possibilità di poterlo acquistare. Bella esperienza, sicuramente lavorare a Salerno, per me che sono di Salerno, con un artista, insomma un regista di carattere nazionale, della caratura di Maurizio, non è una cosa che ti accade tutti i giorni, insomma non credo che qualcun altro si possa appunto vantare di aver lavorato nella propria città con un progetto nazionale. Per me è stata un'ottima esperienza, una bellissima esperienza, la prima diciamo reale a livello cinematografico. Faccio TV ormai da un po', teatro, insomma spettacolo, cabaret, ma non mi era ancora capitato di misurarmi con la telecamera e farlo appunto nella mia città con un progetto del genere. È stato veramente un colpo, si può dire? Di culo? No, ma non è che è la verità, insomma. È molto molto felice di aver fatto questa esperienza. Spero che il film vada bene, ne sono sicuro, perché il film è una favola per tutta la famiglia, per bambini, insomma i veri protagonisti in realtà sono proprio i bambini del film, e quindi sono sicuro che questo film andrà molto bene in questo periodo prenatalizio. Insomma, veniteci a vedere, perché sennò io parlo e voi non venite, che mi ho fatto a fa? Buona giornata, ciao a tutti! Grazie. Così Salvatore, fotografi? Lo mangio, ma bravo. Di fatto, noi siamo qui per completare
il secondo step del percorso, il progetto lanciato un anno fa di questi tempi, oggi affronta l'avventura delle sale per augurargli un grande successo, e lo facciamo magari con un bel applauso. Sia giusto. Molto volentieri qua, perché da qua è partito tutto, siamo più di un anno fa ormai venuti in questo comune a portare un'idea, un progetto da realizzare qui a Salerno. Sembrava una follia, sembrava quasi impossibile riuscire a portarlo a termine, invece è venuto fuori un film, è venuto fuori un film che dice, io l'ho fatto, quindi me lo dico io, mi piace molto. È un film che, dicevo prima a qualcuno che me l'ha chiesto, è un film fatto a Salerno, non per Salerno, e quindi non è un film locale in nessun modo, è un film non provinciale, ma un film che invece respira di un'atmosfera che era quella che mi ha colpito profondamente quando sono venuto qui a Salerno qualche anno fa e sono capitato durante le luci d'artista a vedere questa magia che si crea durante le feste che in altre città non si vive, soprattutto nel periodo natalizio. Questo mi ha colpito moltissimo, mi disse guarda, ci devo proprio girare un film. L'abbiamo girato qui, abbiamo vissuto questa atmosfera del film e fortunatamente, come qualche volta capita per fortuna, questa atmosfera è passata nel film, quindi c'è questa magia, questa poesia di questo luogo che sembra quasi incantato, cioè non è un film in costume, è un film ambientato ai giorni nostri, è un film normale tra virgolette, ma è una favola molto divertente, ma una favola con dei bambini, con dei luoghi che sembrano magici, e quindi mi auguro che oltre ad avere un grande seguito come film, che abbia tanto pubblico che si diverta, mi auguro che significhi anche qualcosa per la città, perché la città è una dei protagonisti di questo film, e quindi io mi auguro che tutti, compreso me, i protagonisti di questo film abbiano tanto successo, tutti insieme mi auguro che le cose vanno alla grande. Allora, però significa tanto. È stato doveroso una serie di ringraziamenti. Il primo al sindaco e a tutta la città di Salerno, che ci ha accolto veramente in una maniera che mai ci era capitata, e questa è una cosa che ci ha fatto enormemente piacere, perché mi sentite? Sì, vai giù. Perché ovviamente produrre un film, come dicevi tu, non è cosa semplice. E quindi la collaborazione di tutta la città e i luoghi magici che ci hanno accolto ovviamente ha facilitato moltissimo il lavoro, soprattutto della produzione, del regista. Mi conoscete, io sono un pasticcere che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere Maurizio Casagrande un po' di tempo fa insieme a Tiziana De Giacomo, e quindi sono stato invitato da loro a partecipare a questo film che porterà sicuramente una ventata di buon umore a Salerno e tanto turismo in più, quindi stasera io sarò presente insieme a loro in sala proprio perché porteremo anche un nuovo prodotto di Vitato, di mia produzione al cioccolato, in questa scatola graficamente preparata per Babbo Natale non viene dal nord. Quindi... io parlo un po' del mio personaggio in questo caso, io sono la cattiva di Salerno, ahimè, Salerno c'è anche una cattiva che in qualche modo cercherà di mettere i passi in avanti. Ragazzi, mica una cattiva da guardare i soldi, ma sono una cattiva. E in qualche modo cercherà di mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti del film, che in questo caso sono Maurizio Casagrande, Annalisa e Giampaolo Morelli, che è il prete di questa struttura che è il giardino della Minerva, che ricordiamo un bellissimo giardino di Salerno. E in qualche modo cercherò fare qualcosina, però purtroppo dovete andare al cinema per scoprirlo. Bravo. Non posso dire altro. Grazie. Ora, come è noto, il cinema va visto, non va raccontato. Credo che questa sera avremo una gradevolissima e grandissima sorpresa, perché da quando mi è stato in qualche modo comunicato, credo che sia un film di alto livello. Noi, come Comune di San
Salerno abbiamo intrapreso questa azione di collaborazione con il cast che ha promosso questo film. Ringrazio pertanto tutti, ringrazio Maurizio Casagrande per tutti, e questa splendida ensemble di maestranze, attori, produttori e quant'altro, perché credo che abbiano svolto una funzione importante per quanto riguarda la nuova amministrazione comunale di Salerno.